Grazie mille, grazie per l'invito. Io sono quello scemo che era nell'altro congresso e che è riuscito ad arrivare in bicicletta. Io vi parlerò di quelle che secondo il mio modo di vedere, facendo un infettivologo, sono le problematiche più importanti in questo momento in ambito infettivologico. Questi sono i miei conflitti di interesse. Pensando a quale può essere il ruolo dell'infettivologo, credo che il ruolo dell'infettivologo sia quello di cercare di coordinare una visione multidisciplinare dei problemi. Le malattie infettive stavano per scomparire qualche anno fa, negli Stati Uniti sono state chiuse negli anni 50 i reparti. In realtà si vede oggi che il problema infettivologico è un problema rilevante e che l'infettivologo può svolgere un importante lavoro collaborativo con gli altri clinici e fungere da thread union fra il laboratorio e la clinica. In particolare credo che abbia un ruolo nell'ottimizzazione della terapia antibiotica e nella condivisione delle scelte difficili sui germi multiresistenti che stanno diventando un problema di salute pubblica a livello mondiale. Questi sono gli argomenti che affronteremo rapidamente oggi. Dove siamo? Nuovi germi, nuovi pazienti, la resistenza agli antibiotici, la diagnosi e i nuovi farmaci. L'Lancet lo scorso anno ha pubblicato un numero monstro di 230 pagine relativo alla mortalità, mortalità nel 90 e mortalità nel 2010. Credo che sia interessante iniziare dai dati di mortalità, perché cosa moriamo sulla nostra terra? Nel 1990 i morti per tubercolosi erano 1,5 milioni, nel 2010 è questo dato è calato del 18-19%. I morti per malattie delle vie respiratorie inferiori erano 3 milioni e 4, il calo è stato dell'1,8%. Questo a fronte di un aumento della popolazione mondiale. Quindi il problema delle malattie infettive è un problema ancora di dimensioni a livello mondiale estremamente importante, ma si stanno facendo dei grandi progressi per quel che riguarda la risposta clinica alle malattie. Come sta andando il problema numero uno infettivologico a livello toracico, la polmonite? Questi sono dati americani, dal 98 al 2006 si è osservato un trend in aumento, probabilmente in concomitanza alla diffusione dell'AIDS, e successivamente una tendenza al calo. E questo vale anche per la mortalità, anche se l'introduzione della nuova classificazione ICD-10 ha reso difficile il confronto fra il periodo prima del 99 e dopo il 99, ma dal 99 qua si è osservato un progressivo calo della mortalità, questo è stratificato per sesso, in verde la mediana, in azzurro i maschietti e in rosso la mortalità femminile. Nel 2011-2012 l'European Center for Disease Control and Prevention, l'ECDC, ha organizzato uno studio di prevalenza a livello europeo, al quale hanno partecipato un migliaio di ospedali. Abbiamo dati su 250.000 pazienti circa. L'Italia ha partecipato con circa 15.000 pazienti, 49 ospedali. L'ospedale di Cremona è stato uno degli ospedali che ha partecipato allo studio. E questo è il dato che emerge. Per i pazienti in trattamento antibiotico, per quale motivo? Più del 33% dei pazienti ricoverati in un ospedale italiano con un trattamento antibiotico ha un'infezione delle vie respiratorie. Quindi le infezioni delle vie respiratorie evidentemente rappresentano ancora oggi il problema numero uno dal punto di vista clinico. Poi vedete le cistiti, le pielonefriti, infezioni sistemiche, hanno tutte percentuali nettamente più basse rispetto a quelle delle infezioni delle vie respiratorie. E il dato italiano è sostanzialmente sovrapponibile al dato europeo, un pochino meno infezioni delle basse vie respiratorie in Europa, un pochino più di bronchiti. Quindi questo per dare una focalizzazione al quadro generale. Nuovi germi. Stavano per chiudere malattie infettive, poi è saltato fuori l'AIDS, 1981, quindi sono 32 anni che abbiamo a che fare con l'AIDS, ma costantemente siamo sottoposti all'informazione da parte dei media soprattutto, ma anche delle riviste scientifiche ovviamente, della comparsa di nuovi germi. Questo è l'ultimo, o comunque uno degli ultimi, forse quello più noto ultimamente, che è il MERS-CoV, è un fratello della SARS, Middle East Respiratory Syndrome, Coronavirus, è un coronavirus, quindi un virus della famiglia del virus del raffreddore, ma è uno stretto parente del virus della SARS, che è stato identificato in Medio Oriente, primo caso è stato identificato nel giugno del 2012 e è stato fatto un lavoro estremamente rapido, estremamente efficace di identificazione del virus, di tipizzazione, ed è uno dei problemi emergenti. Uno degli aspetti importanti relativi a questo nuovo virus di cui settimanalmente abbiamo informazioni dal Ministero che ci dice dove stiamo andando, quanti casi sono stati identificati, quanti sono i morti. Ad oggi devono essere circa 180 casi identificati e una sessantina di morti.
è che è stato segnalato, pubblicato sul New England all'inizio di quest'anno, un'epidemia nosocomiale in Arabia sostenuta da questo germe. Quindi è un germe che probabilmente ha una modesta capacità di avere una diffusione epidemica e quindi una pandemia è tutto sommato un problema che in questo momento non ci si aspetta da parte di questo nuovo virus, ma che all'interno delle strutture ospedaliere va gestito con estrema cautela perché su 23 casi identificati in questo ospedale, 21 avevano un'acquisizione nosocomiale. Di questi 23 casi, il 65% è morto, quindi si parla di un problema sicuramente dalle caratteristiche rilevanti. Altro virus che è stato identificato recentemente è questo nuovo virus influenzale H7N9. Sapete che i virus influenzali si formano in continuazione e il punto dove viene partorita la maggior parte di questi nuovi virus è la Cina. Questo è un virus che è stato identificato in Cina, anche di questo riceviamo settimanalmente le informazioni da parte del Ministero della Salute. Anche questo sembra che ad oggi non abbia ancora acquisito le caratteristiche per diventare un virus pandemico, ma rappresenta sicuramente un problema e i casi anche di questo sono circa 300, con una mortalità significativa intorno al 30%. La trasmissione in questo caso è legata, come per molti altri virus influenzali, alla diffusione dall'animale, in particolare dal pollo, all'uomo. Nuovi pazienti. Io faccio l'infettivologo e mi occupo poco di Tistizumab, Ximab, Umab, CEPT, ce n'è di tutti i tipi. Gli anticorpi monoclonali hanno cambiato la gestione di alcune patologie importanti in ambito reumatologico, ma non solo. Però questi anticorpi monoclonali sono spesso associati, in particolare quelli anti-TNF-alfa, sono spesso associati a un aumento del rischio infettivologico e a un aumento di alcune patologie. Questi sono dati relativi ai pazienti con malattia infiammatoria cronica e malattia di Crohn, dove si vede che i soggetti trattati con anticorpi monoclonali hanno un rischio circa doppio rispetto a quelli trattati con terapia standard, di avere malattie infettive. Quali sono le malattie infettive? Sono pneumocystis jirovecii e la pneumocistosi al di fuori della sua classica connotazione HIV ha una mortalità decisamente più elevata. La patogenesi dell'infezione è un po' diversa. Nell'HIV ci sono meno cisti e la prognosi generalmente è abbastanza buona. Al di fuori dell'HIV generalmente la malattia è caratterizzata da una più elevata carica fungina, perché di fungo si tratta, e da una mortalità più alta. Quindi siamo in un ambito dove è importante riuscire a porre un sospetto diagnostico precocemente, ma non solo pneumocisti e girovecci, soprattutto tubercolosi. Questi non sono dati relativi alla popolazione di cui vi ho accennato un attimo fa, quindi alla popolazione dei pazienti in trattamento per malattia del tubo digerente, ma è un dato relativo all'andamento della tubercolosi a livello nazionale. Vedete che dagli anni 50 ad oggi si è osservato un progressivo calo che si è fermato negli anni 90 in concomitanza alla diffusione dell'AIDS e vedete come la mortalità in realtà invece sia continuamente calata. Negli ultimi anni si è osservato sostanzialmente una stazionarietà dei casi di tubercolosi. Quello che, se vogliamo, è più preoccupante per la nostra zona è che nel nord Italia, in particolare in Lombardia, si è osservato invece negli ultimi anni un incremento dei casi di tubercolosi che sono divisi più o meno 50 e 50 fra riattivazione dell'infezione nelle persone anziane autoctone e riattivazione dell'infezione invece in pazienti che vengono da paesi extra-CE. L'altro aspetto critico per quel che riguarda la tubercolosi è che abbiamo un incremento delle forme multiresistenti o multiresistenti che rendono più complesso il trattamento e rendono più impellente uno stretto monitoraggio della risposta clinica e della valutazione del paziente, sia dal punto di vista farmacologico che dal punto di vista radiologico. Altri pazienti, ritornando alle categorie di pazienti a rischio, non sono in realtà nuovi pazienti perché i trapianti sono ormai decine d'anni che vengono eseguiti normalmente, ma l'incremento progressivo del numero di pazienti trapiantati, vedete che non c'è stato un incremento mostruoso, ma dal 2002 al 2011 si è osservato un incremento del 10% circa dei trapianti
di rene, una stazionarietà sostanziale nei trapianti di cuore, un incremento invece dei trapianti di fegato, mentre i trapianti di pancreas sono ancora un evento piuttosto raro. Lo stesso discorso vale per i trapianti di midollo allogenico e autologo, che aumentano mediamente rispettivamente dell'8 e del 4% l'anno a livello del continente europeo. E l'Italia è uno dei paesi che in questo ambito, soprattutto per quel che riguarda il trapianto autologo, lavora di più. Quindi abbiamo un incremento del numero dei pazienti ad alto rischio di avere soprattutto infezioni di tipo micotico, che sono quelle che più ci interessano dal punto di vista clinico per la complessità della diagnosi e della gestione, dal punto di vista anche radiologico. Credo che l'aspetto centrale, dal mio punto di vista, dal punto di vista dell'infettivologo, sia la diffusione della resistenza agli antibiotici. Prima fra tutti, e forse la più esemplificativa, è la diffusione della resistenza ai carbapenemi di Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae è diventata oggi il secondo patogeno nosocomiale in Italia. Non in tutto il continente, per fortuna, e i tassi di resistenza sono 2,7% nel 2009, 15% nel 2010, 48,9% nel 2011. Quindi abbiamo assistito nell'arco di 2 o 3 anni a un incremento assolutamente vertiginoso della resistenza all'ultimo buon farmaco che abbiamo a disposizione, perché dopo il carbapeneme la terapia diventa difficile per infezioni critiche. Si devono usare associazioni di farmaci generalmente tossiche e mica particolarmente brillanti dal punto di vista dell'efficacia. Questa diffusione delle multiresistenze è legata all'utilizzo degli antibiotici, spesso inadeguato. Siamo fra i più elevati consumatori di antibiotici. Il tasso di consumo degli antibiotici nel nostro paese, nello studio di prevalenza, era del 44% contro una prevalenza di uso di antibiotici inferiore al 30% in Francia ed in Germania. Il problema della resistenza è così importante che il Chief Medical Officer inglese nel febbraio di quest'anno ha pubblicato un documento dove dà 17 punti per cercare di contrastare la diffusione di questo problema, che reputa un problema centrale di salute pubblica, tanto che il documento è un documento piuttosto ponderoso e dà indicazioni precise. E lo stesso in India, un gruppo multisocietario ha prodotto questa Chennai Declaration, dove vengono anche lì identificati 17 punti strategici per cercare di controllare la diffusione delle multiresistenze a livello del continente indiano, che è veramente gravemente colpito da questa diffusione. 17 punti di qua, 17 punti di là, non so. Essere suspicioni da ignorante, ma non esserlo porta male, speriamo che gli obiettivi vengano raggiunti. La diagnosi, che possibilità diagnostiche abbiamo? Io credo che sia fondamentale cercare di spendere, non solo spendere dal punto di vista economico, ma spendere dal punto di vista culturale in diagnosi. L'infettivologo non ha risorse a lungo termine. Gli antibiotici sono un bene limitato, è stato proposto di introdurli all'interno del patrimonio dell'umanità perché sta scomparendo. Per ogni antibiotico nuovo le resistenze sono già presenti da centinaia di milioni di anni, per tutto quello che produrremo da qui ai prossimi secoli probabilmente. Dobbiamo trovare strategie alternative agli antibiotici. Quindi preferisco fare una diagnosi precisa, usare l'antibiotico solo quando è assolutamente indispensabile. E quindi sono contento di essere qui oggi e poter ascoltare quali sono le proposte da parte dei radiologi, che sono gli esperti della diagnosi radiologica, su quali sono le strategie che il clinico deve mettere in opera per riuscire ad arrivare a una diagnosi quanto più precisa possibile e utilizzare correttamente le preziose molecole che ha a disposizione. Un altro ambito importante è la diagnosi microbiologica. È uscito questo interessante documento, le linee guida della società americana, che ci dicono come dobbiamo utilizzare il laboratorio. Non ci sono dei grandissimi cambiamenti, ma in realtà siamo in una fase dove si sta passando da una vecchia tradizionale ricerca tramite gli esami colturali ad una più elevata introduzione di test di biologia molecolare, NAAT, Nuclear Antigen Amplification Test, che stanno venendo sul mercato in buone quantità per un sacco di germi, che ci daranno la possibilità di fare delle diagnosi più precise, più circostanziate. Per quel che riguarda invece la microbiologia tradizionale, nelle polmoniti si arriva generalmente a un 20% di diagnosi, mica tanto di più. Io credo che nei prossimi 10 anni riusciremo ad arrivare a diagnosi microbiologiche più precise, che ci permetteranno di fare delle diagnosi, delle terapie mirate e più efficaci. In particolare vedete che stanno uscendo NAAT per virus, Bordetella pertussis, Mycoplasma, Clamidia, Legionella, quindi avremo la possibilità nei prossimi anni di avere diagnosi molto più precise, e questo sarà estremamente importante. Credo che questo lavoro mi è piaciuto veramente molto, pubblicato recentemente su Lancet Infectious Diseases. Qui si è messo insieme il galattomannano, che è un test per l'identificazione dell'aspergillo nei pazienti ematologici, al trapianto allogenico, più la PCR, e in questo sistema che prevedeva lo screening sistematico di questi biomarker, e nel caso ci fosse una positività
l'indagine radiologica in assenza di sintomi, piuttosto che l'utilizzo delle metodiche tradizionali, si è visto che l'utilizzo dei biomarker ha permesso di ridurre del 17% l'esposizione a farmaci antifungini, tenendo presente che un giorno di terapia antifungino costa dai 400 ai 500 euro. E questo, oltre a esporre la popolazione a un minor carico di antifungini, è risultato anche associato a una minore mortalità che non si è evidenziata statisticamente, ma è passata dal 15% al 10%. Quindi dei dati sicuramente incoraggianti anche dal punto di vista della mortalità. Nuovi farmaci, questa è la diapositiva relativa ai nuovi antibiotici che abbiamo a disposizione nei prossimi 10 anni, dobbiamo usarli con cautela. Questo è il numero di nuovi antibiotici prodotto per lustro. Non interessa le ditte farmaceutiche, non abbiamo nuovi farmaci. Dobbiamo usare quelli che abbiamo con estrema cautela, perché dopo questi antibiotici, dopo l'ultima linea meropenem, c'è praticamente niente. E dobbiamo usarli con estrema cautela perché ci troviamo in un periodo non favorevole dal punto di vista finanziario, e questo problema finanziario potrebbe ritorcersi soprattutto nei confronti delle categorie più deboli, i bambini, gli anziani, le persone che sono in difficoltà, con un aumento delle patologie infettive. Quindi, concludendo, credo che il futuro sia attenzione alla comparsa di nuovi virus, attenzione soprattutto ai nuovi